Sciacca e Caltabellotta piangono un'altra giovane vittima della strada. La saccense Vita Gatto da alcuni anni si era trasferita nel piccolo comune montano, riuscendo ad integrarsi molto bene. Il sindaco Paolo Segreto la ricorda e oggi manifesta al nostro telegiornale il cordoglio della comunità di Caltabellotta e della frazione di Sant'Anna. La conoscevo, ci siamo incontrate proprio 10 giorni fa, il giorno 7, credo, durante la festa di Sant'Anna. È una tragedia che Caltabellotta e soprattutto la comunità di Sant'Anna, come tu sai, è una comunità molto piccola, sta vivendo in maniera molto intensa, molto tragica, sta partecipando a un dolore intenso, un dolore che praticamente ci coinvolge tutti e ci fa anche pensare e riflettere molto sul nostro modo di vivere, di operare e di essere più uomini e più umani. Voglio essere anche in un momento anche religioso, dico, perché pregare per una persona che in questo momento non c'è più e che può assistere dal cielo soltanto i suoi figli è una cosa che è meritoria. Noi siamo molto addolorati come comunità. Come è successo in passato, anche l'incidente mortale verificatosi nei pressi del Bivio Verdura ha riacceso i riflettori sulla statale 115 e sulle condizioni di sicurezza dell'arteria. Proprio in quel tratto è previsto a breve un intervento dell'ANAS, annuncia il sindaco Segreto. Questa è una strada che ci coinvolge, trascina, segna anche morti, molti morti, qualcun altro è deceduto pure proprio lì vicino, in questo tratto stesso. Là nascerà una rotonda al Bivio Verdura. Quello che porta poi a Caltabellotta ci sarà l'ANAS già in cantiere, una rotonda. Speriamo che questo serva anche a utilizzare una velocità più ridotta e quant'altro. Cosa aggiunge? Nient'altro se non un dispiacere, un dolore profondo per questa circostanza che coinvolge tutta la comunità e soprattutto la famiglia alla quale noi rivolgiamo un caloroso sentire un dolore che veramente è profondo. La provincia di Agrigento, l'unica in Sicilia a non avere l'autostrada. Si torna a parlare anche del completamento dell'anello autostradale a seguito dell'incidente nel quale ha perso la vita la saccense Vita Gatto. Lo fa il parlamentare Michele Catanzaro, esprimendo profonda vicinanza alla famiglia della giovane donna. È giunto il momento, dice, che il governo regionale pensi seriamente al futuro della nostra terra, spingendo sul progetto della Gela Agrigento-Castelvetrano, per la quale già esiste uno studio di fattibilità del l'ANAS. Si tratta di 170 chilometri che permetterebbero di chiudere l'anello autostradale e non continuare a mortificare la provincia di Agrigento e ostacolare la crescita e lo sviluppo del territorio. Alla ripresa dei lavori dell'Assemblea, conclude il deputato Saccenze, chiederò inoltre al governo di aumentare i fondi destinati alla messa in sicurezza delle strade siciliane.